Siamo con mister Biancolino. Allora, immagino che siano giorni di euforia a casa Avellino perché torna il torneo di Viareggio, una vetrina che mancava da tanto tempo. Come avete accolto questa notizia, mister, e come vi preparate? No, giorni importanti, a parte il campionato, ma dopo questa notizia diciamo che è una gioia, è una grande opportunità perché l'Avellino manca dal Viareggio da tanto tempo. Con questo sono orgoglioso di essere l'allenatore di partecipare a questo torneo. Per questo ringrazio la società, la famiglia D'Agostino, l'US Avellino, il direttore Perinetti con tutto il suo staff, il lavoro che sta facendo Maria Aiello per formare questa squadra, questa formazione di primavera e noi siamo pronti per affrontare questo torneo importante e prestigioso. Stamattina i gironi, chiaramente ci sarà tempo e modo di studiare un po' gli avversari che sono avversari appunto di rango internazionale. Mister, dal punto di vista insomma caratteriale, come preparerai i ragazzi? Sarà un torneo affascinante, ci saranno anche club molto importanti al di là del girone. Sì, il torneo come sempre affascinante, diciamo che è una vetrina in più per quello che stanno facendo in campionato i miei ragazzi, li preparo per dare il meglio e per dare il massimo per questa maglia. A proposito del campionato, l'Avellino che sta facendo benissimo, le chiedo se si aspettava questo trend, diciamo, in campionato, forse oltre ogni più rosea previsione, possiamo dire. Sì, diciamo che stanno facendo bene. Qualcosa mi aspettavo, non fino a questo punto, però noi andiamo avanti sempre per la nostra strada. Io personalmente cercherò di tirare fuori il massimo da questi ragazzi per fargli migliorare sempre di più. L'ultima, mister Pazienza ha dimostrato di avere molto in considerazione i ragazzi della Primavera 3, che stanno facendo molto bene in Primavera, e qualcuno si è messo in mostra anche con la prima squadra, ad esempio in Coppa Italia. Sintomo che c'è anche una bella sinergia, no, tra le C'è due. tanta collaborazione, c'è molto rispetto e noi e io personalmente sono contentissimo per come stanno affrontando questi allenamenti i miei ragazzi e per le chiamate che stanno avendo dal mister Pazienza. La prima squadra si dovrà mettere al passo della primavera in classifica No, adesso. ma guarda, l'importante è la prima squadra, in primis è la prima squadra. Io come ho sempre detto, io in primis devo cercare di mettere sempre qualcosa in più e farli migliorare, perché l'obiettivo è quello là di migliorare per portare più ragazzi in prima squadra. Allora, in bocca al lupo per il torneo di Viva il Viareggio. lupo, viva il lupo.